Ciao, credo che il rumore faccia capire perfettamente dove siamo, dove sono situata in questo momento. Rachela Robbioni mi porta all'Internazionale di Tennis, sono ospite qui per la Diadora che spinge i giovani, in questo caso le giovani promesse del tennis. Tra i tanti atleti della Diadora c'è Liam Caruana. Liam Caruana è una giovane promessa italo-americana perché Liam ha solo 20 anni, ma ancora più giovane si è trasferito con i suoi genitori in Texas, dove si allena, quindi magari è preparato, perché oggi quando giocherà alle 3 troverà insomma un bel calduccio, altro che Texas. Andiamo a intervistarlo, chissà che musica ascolta. Sono partiti Internazionali Tennis, in questo caso siamo in una sala tutta rosa, non sto a dire dove, ma con un figo d'eccezione, Liam Caruana, leva del nuovo tennis, giusto Liam? Sì, mi piace. Sì. Liam è forte perché è allegro, è spiritoso e sarà buono con me che capisco pochissimo di tennis e più di scarpe di borse. So che oggi ti alleni in un orario alle 3, sotto il sole. Sì, molto caldo. Come fai? È difficile, farlo tutti i giorni è molto difficile, però questo lavoro e si deve fare. Liam però è romano, come potete sentire non sono obbligato a parlare il mio terrificante inglese, però abita in Texas. Come mai questa scelta in Texas? I miei genitori si sono spostati là quando ero giovane. Quando eri giovane c'era cioè la culla, perché Liam ha 20 anni, per cui quando lui era giovane stiamo quando ero più di... giovane. Molto più molto giovane. Di giovane. Però stiamo bene là in Texas, però alla fine mi manca un po' l'Italia. La carbonara, la matriciana e la pizza. Starò qua in Italia per 2 mesi e mezzo giocando dei challenger per tutta l'Italia. Sei su social network, come lo vedi? Sì, ho un Facebook, c'avevo un Instagram, l'ho tolto. Perché? Però sta per rivenire. No, c'ho Snapchat. Ancora peggio. Metto un po' di storie. Va bene, allora niente, salutiamo i nostri ascoltatori e... Ciao a tutti, ciao, sono Liam, sono fuori d'alico. Ciao. Ciao. Grazie Liam. Boulevard Robbioni in trasferta, la Chiarella vi porta in giro e vi farà vedere un po' di roba interessante. Che poi ci sono tantissimi posti dove fare shopping e sarà anche materiale sportivo, pur sempre shopping. Allora la Chiarella vi abbandona e ci ritroviamo puntuali dal lunedì al venerdì sulla radio Lo Stato Puro M2A per il Boulevard Robbioni. Ho detto tutto, ampi di bisù la Chiarella, ciao! Ma siete ancora qua? Ma che resistenti! Ciao!